Sì, oggi è andata benissimo. Non è una gara con salita, ma viene molto molto dura, anzi sul finale era veramente un cronometro. Sono riuscito a prendere 50 metri di vantaggio e sono riuscito anche a mantenerli fino all'arrivo. Con oggi chiudo la stagione 2010. Quest'anno mi prenderò una pausa molto più lunga durante l'inverno e per poi concentrarmi l'anno prossimo tutta l'energia sulla mountain bike. La difesa del titolo ciclocross, il titolo italiano? Qualche gara di ciclocross sicuramente la farò, perché mi piace poi per tenermi un po' in allenamento durante l'inverno, però quest'anno purtroppo dovrò sacrificare un po' l'attività, ma sicuramente avrò molti più soddisfazioni nella mountain bike. Ma a detta di tutti, insomma, è un percorso piatto, quindi sembrerebbe che si dovrebbe far fatica. In realtà sono 50 km a pedalare sempre, quindi comunque alla fine viene dura. Ale, com'è andata? La gara più dura di tutto l'anno. Hai vista una roba del genere. Il treno della Roberta che andava come... oggi andava come una vaporiera. Io sono volato a destra nel fosso. Ho preso dei binari di fango, 30 metri... Lei è più vista? Qua se non stai coperto un attimo soffri per tutta la gara, sai com'è? Quindi piccoli gruppetti, testa bassa e cuore a mille, purissima.